mi viene in mente una cosa che non ho mai detto, credo, forse l'ho detto una volta in pubblico, ma non l'ho mai detta all'interessato. Devo guardare lì nel puntino rosso? Sì. Vorrei rivolgermi a un mio amico, Claudio Bisio. Claudione, io una volta ti ho sborrato in testa. Detta così. Ma cosa è successo? Cazzo, cosa devo ricordarmi, lo scrivo nel prossimo libro, perché mi torna in mente ogni tanto e poi mi dimentico. Allora, correvano i primi anni 90 e noi portavamo in giro uno spettacolo a due che si chiamava Terza Repubblica. In questo spettacolo Terza Repubblica, che era sostanzialmente un monologo con interventi musicali, ci esibiamo in un teatro di Novara, e questo credo che sia il teatro importante della città, nel senso che è un teatro all'italiana con i palchetti intorno tipo Scala, e specialmente con la parte dietro il palcoscenico che ha una zona sopraelevata grande quanto il teatro stesso, perché è quella dal quale vengono fatte scendere le scenografie e cose di questo genere. E allora al pomeriggio mi fanno vedere che c'è modo di andare su questa specie di questa camminata laterale che c'è su vari piani, 3 o 4 piani fino ad arrivare a una ventina di metri esattamente sopra il palco, ed è un posto dove tra l'altro c'è scritto, fa proprio parte dei doveri da rispettare, di non avere in tasca niente di metallico, chiavi, cose, perché anche una moneta da 1 euro da quell'altezza ti si pianta nella testa. Ciò però non impedisce a me e una mia simpatica amica, molto sportiva devo dire, di dire andiamo a fare un giro su, perché io dovevo tornare sul palco a suonare non prima di una decina di minuti, ventina di minuti. Quindi immaginate, questo è il palco e io sono lassù a 20 metri. A un certo punto scatta la simpatia. Scatta la simpatia, che voi sapete fa sì che da cosa nasca cosa, e nacque cosa, infatti nacque cosa, e noi, giuro, non apposta, Claudio, non apposta, a un certo punto sono contento, e la gente ha visto solo Pisio. A un certo punto faceva una roba tipo no, perché quindi allora cazzo. No, e va. Fatto, quella era la mia sborra. Bene, posso dire un'altra roba di Claudio Bisio? Claudio Bisio è fortissimo. Noi ci conosciamo dal 1987. Nel 1987 abbiamo scritto una canzone che aveva titolo provvisorio Senza Fiato, poi divenne Rapput perché aveva questa caratteristica della strofa che non finiva mai, e facevamo tante serate insieme. Una cosa bella è che tutti e due a quell'epoca ci eravamo inteneriti per una canzone di Laura Pausini che si chiamava Non c'è. Conoscete Non c'è? Non c'è il profumo di te, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è, eccetera. E noi andavamo in giro facendo i militanti, ascoltando cose un po' pese, potevano essere i King Crimson o De Gregori, perché eravamo giovani comunisti, quindi o King Crimson o De Gregori, però c'era una fase della giornata in cui non si sa come o io o lui avevamo la cassetta e mettevamo su Non c'è, e di improvviso diventavamo due adolescenti, quelli, sapete quando le ragazze, bisogna essere ragazze e adolescenti per fare questa cosa, vi spiego come si fa, se siete ragazze e adolescenti, se no, se volete sentirvi come ragazze e adolescenti dovete mettervi sul letto guardando fuori, tenendo i piedi sul letto così, e dovete avere un maglione abbastanza largo col maglione, e poi fare così,
e ascoltare la musica, bere il caffè o fumare una sigaretta che vi scambiate con la vostra amica. Ecco, noi facevamo una roba del genere e più volte ci siamo sorpresi l'uno guardando l'altro con la lacrimuccia, perché tutti e due pensavamo al nostro amore lontano. A parte questo, come ha ammesso lui varie volte, lui è la persona più maldestra del mondo negli approcci, nel tentativo di approccio sociale, sensuale e cose del genere. Una sera noi suoniamo a Benevento, facciamo uno spettacolo a Benevento e conosciamo due affascinanti ballerine del corpo di ballo della RAI. E alla fine finiamo a chiacchierare nella stanza d'hotel con queste due ragazze. Lui aveva un occhio di riguardo per una di queste, io l'avevo capito, le aveva detto: ah, che carina è l'Antonella. Io ero lì un po' annoiato, devo dire, quella sera, quindi gli reggevo bordone, come si dice, e lui però non osava fare nessun passo, nessuna cosa, fino a quando a un certo punto gli viene l'idea, cioè la cosa che conquista la ragazza, quando tu hai un interesse, vuoi manifestarlo ma non sai come esprimerlo. Allora a un certo punto questa ragazza che piaceva a lui, Antonella, si gira verso una finestra per aprire la finestra dicendo: fa un po' caldo, e quindi fa così, appoggia il piede sul divano, sulla cosa, e si sporge verso la finestra, e Bisio fa questa cosa, ve la faccio, puoi fingere di sporgerti verso la finestra? Ma allora, perché sembrava una cosa tutta ragionata, come dire: adesso io mi alzo, faccio questa cosa qui sapendo che lei ha questa zona erogena qua, è stata studiata, così. Niente, questo è Claudio Bisio, a quello sborato in testa. Bene. Salutiamo Claudio Bisio e Laura Pausini. Poi, scusa, come è finita questa storia? Cioè, poi è riuscito a... No, figuriamoci. Ah, ok.